Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars, dato che con l'ultimo aggiornamento finalmente hanno dato un senso a tutto quell'oro che mi ritrovo. Infatti ovviamente andremo a shoppare tutte le skin argente e ovviamente anche quelle dorate, ovvio, ci mancherebbe altro. Abbiamo abbastanza oro, mi sono fatto il calcolo per shopparle tutte. Però effettivamente se Brawl Stars dovesse farne uscire altre nei prossimi mesi con i prossimi aggiornamenti, potrei iniziare a fare difficoltà, quindi diciamo che finalmente anche raccogliere oro con questo mio primo account inizia ad avere senso. E sono contento ragazzi, perché abbiamo più contenuto, perché abbiamo più cose da fare e poi perché tutta quella cifra così alta un po' mi triggerava. Oggi è il turno di El Primo Argenteo. Nel video di ieri siamo andati a shoppare anche Ems Argentea. Eccola qui signori, molto molto carina. Spero che me ne esca almeno una al giorno di skin, ovviamente queste nuove, ma spero che magari me ne escano anche 2-3 al giorno. Ora non so se queste qui possono uscire di più al giorno, perché sono ben 2 giorni e me ne capita solo una. Spero di sì, altrimenti una al giorno e ce le shoppiamo tutte. Ovviamente ragazzi andremo a shoppare il tutto col mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Mi raccomando, utilizzatelo anche voi poi per shoppare il nuovo Brawl Pass, per shoppare tutto quello che volete shoppare, ma anche se non shoppate nulla, giusto per supportarmi, per fare numero, utilizzatelo e poi taggatemi su Instagram, questo qui è il mio profilo, perché estrarrò 3 di voi a cui andrò a regalare una gift card da 15 euro, con cui poi vi ci potete comprare le gemme e poi ci potete prendere o il Brawl Pass o altre robe, poi decidete voi cosa fare insomma. Però cosa importante ragazzi, utilizzare il mio codice creatore GGYT e anche su tutti gli altri giochi Supercell. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo a shoppare El Primo Argenteo. Voglio utilizzarlo e vi dico la verità, per quanto riguarda Ems, probabilmente Ems Argentea sarà la mia main skin di Ems, quindi quella che utilizzerò. Intanto proprio perché l'oro è fondamentale, apriamoci tutte le cassette che ci capitano a tiro. Mentre per quanto riguarda l'El Primo, non lo so ragazzi se continuerò poi ad utilizzare quell'argenteo, perché queste altre skin di El Primo mi piacciono molto, in particolar modo l'El Primo Oscuro. Però vabbè, per adesso ovviamente, dato che è quella nuova, utilizziamola. Ci giochiamo ovviamente in Footbrawl, è la modalità preferita in cui gioco El Primo. E lasciate un bel mi piace se anche a voi piacciono queste nuove skin argente e dorate, perché a me fanno impazzire. Direi almeno 20.000 like. Un bel corvetto ragazzi, ovviamente il nuovo corvetto. Ovviamente io laggo ragazzi, ma ormai non c'è più un video in cui non laggo su Brawl. Non c'è veramente più un video in cui non laggo, purtroppo, ma ci devo stare, mi ci devo abituare. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché poi con l'arrivo del Brawl Pass, del nuovo Brawl Pass, lo andremo a shoppare insieme, faremo i nostri soliti esperimenti, lo shopperemo tutti insieme, insomma, le solite cose ragazzi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto. Ok, sono morto ragazzi, però sono riuscito a fare quello che volevo fare, ovvero ricaricare la ulti, perché è il primo in Footbrawl con la ulti caricata, può essere davvero devastante. Guardate un po' qui che andiamo a far gol, infatti. Guardate un po' qui che andiamo a far gol. Bam! 1-0, è bastata una ulti, l'abbiamo buttata dentro. Il problema è che adesso abbiamo distrutto un po' di mappa e in realtà, avendo distrutto lì verso di loro, è cosa buona e giusta. Oddio, il filtrante per rosa! Il filtrante per rosa, se brava segna, niente, ha sbagliato. Però ovviamente più si distrugge la mappa e più farò fatica a giocare. Adesso sarà difficile ricaricarsi un'altra ulti, soprattutto contro Corvo, contro Sandy, che non sembra ragazzi, ma Sandy è davvero una rottura di scatole per i tank. Se sa giocare bene il Sandy può essere davvero molto, molto fastidioso per i tank. Qui provano a ripushare dall'altra parte con Pam. Potevo usare il gadget, non ci ho pensato ragazzi. Il Dynamite ragazzi completamente inutile, cioè praticamente muore e basta. Devo dirvi la verità, il Dynamite sta morendo e basta. Mannaggia la miseria, sì, l'ho buttata dentro raga. L'ho presa io prima del Sandy perché avevo la velocità. Mamma mia, altra partita vinta completamente da soli ragazzi, perché il Dynamite non ha fatto assolutamente nulla. Mi ha provato a dare una mano un po' alla rosa, ma insomma non è che sia stata una mano così grandiosa. Quindi ci andiamo a portare a casa la vittoria. C'è una nuova mappa? Vabbè, proviamo questa nuova mappa, ragazzi. Colosseo Clash. Proviamo Colosseo Clash. Ovviamente è la prima volta che la vado a giocare, perché mi sa che è proprio la prima volta che compare. Sto registrando alle 10 di sera di ieri e quindi è appena cambiata la mappa. Infatti sono le 10 esatte, ragazzi, mentre sto registrando. È cambiata la mappa ed è uscita, penso, ribadisco, sia la prima volta che c'è questa
Nuova mappa. Ora il Carlo ovviamente cercherà di ittarmi da dietro il muro. Non ci riuscirà. Noi proviamo ad avvicinarci. Non ci riusciremo. Addirittura così con la ulti. Ok, noi usiamo il gadget, così gli fermiamo sia la ulti, che ovviamente riusciamo ad ucciderlo. E noi ce ne andiamo così, ragazzi. Ce ne andiamo così, almeno non abbiamo avuto problemi. Ci siamo presi i nostri power up, abbiamo fatto 2 kill. Ci sono i meteoriti. Raga, molto interessante questa nuova meccanica dei recinti, in cui puoi sparare attraverso. Cioè, tipo, io posso hittare qualcuno attraverso, però non posso passarci. Comunque, avevo intuito fosse un clone, ma non è che ci potevo fare granché. Sto anche laggando, tra l'altro, eh. Quindi, very very good. Il laghino tattico non manca mai. Sì, si è diventato invisibile. L'abbiamo spedito in safe. Ma non ce l'ho fatta. Mannaggia, raga, l'avevo spedito in safe. Comunque, il lag sempre al momento giusto. Grazie, Brawl Stars. Sei davvero molto, molto preciso con i lag. Ah, tra l'altro abbiamo fatto anche la sfida in sopravvivenza. LOL. Ok, tra l'altro ci mancano giusto 2 vittorie per portare il primo a 5,50. Quindi direi di provarci sempre in football. Siamo 3 tank contro una Shelly, che potrebbe essere un problema, perché la Shelly è la regina degli anti-tank. E anche la Bea in realtà potrebbe essere un grosso problema. Appena si distrugge un po' la mappa, ragazzi, la Bea potrebbe essere devastante. Io qui, ragazzi, ci provo. Mamma, hanno ucciso prima. Peccato. Bull, in realtà, poteva usare anche la ulti per provare a spaccare un pochino. Invece c'è morto. Ma vabbè, ci può stare che se la sia tenuta, Ci può stare che se la sia tenuta. Io devo imparare ad utilizzare un po' di più il gadgettino del primo, che in realtà può tornare più utile di quanto io pensi. Ok, il Bull in realtà ha utilizzato... Non so se intelligentemente in realtà la ulti, Non so quanto sia stata intelligente. Questa ulti del Frank... si è fermato il pocio avversario. Questo potrebbe essere positivo. Però non riusciamo a buttarla dentro, ragazzi. Quindi dobbiamo cercare di fare una bella azioncina. Fare un bel gol. Aspettiamo un attimino. Mi ho buttato palla lì. Sì, poi c'è. Ok, così mi fa ricaricare la ulti. Niente, la Shelly se l'è ricaricata. Noi adesso abbiamo la ulti, però, Noi adesso abbiamo tutti e tre. Abbiamo la ulti. Bull, non fare cavolate, usala bene. Perfetto, grandissimo. Ok, perfetto, raga. L'ho messa lì all'angolino e mi sono tenuto la ulti. Abbiamo ancora tutti e tre nuovamente la ulti. Questa cosa molto positiva. Andiamo a far gol. Mamma mia, ragazzi. Calcio champagne proprio. Calcio champagne. Vi dirò, non è neanche male il fatto che siamo 3 tank. Non lo so. Proverei a rigiocare se voglio. No, il Bull ha quittato. Il Frank pure. Quindi ripperotti, ragazzi. Ci dobbiamo fare quest'ultima vittoria nuovamente con altri 3 compagnucci diversi. Vediamo un po' se ci riusciamo. Abbiamo Colt che ci farà malissimo, Bibi che è un grosso problema, e un altro è il primo che però non è maxato. Quello è il primo, non è maxato, ragazzi. Dovremmo avere un leggerissimo vantaggio. Pam, passami la palla, Pam. Pam, Pam. Vabbè, 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 dai. Vabbè, ok, l'ha messa dentro. Non avevo visto il Colt one shot, e che poteva tranquillamente farcela anche lei da sola. Allora, quindi, il primo ha fatto una cosa abbastanza discutibile. Io forse potevo gestirla un po' meglio, però alla fine direi che può essere andata bene così. Ma che fanno? Ma che ha fatto? Che ha fatto la Pam, ragazzi? Vabbè, l'hanno riuscita comunque a buttare dentro, però potevano gestirla un pochettino meglio. Allora, abbiamo portato in 4,48 il primo sopra di 5,50, ma devo dire che è uno dei brawler che so usare meglio e che soprattutto mi piace di più utilizzare, soprattutto in football, che lancio la palla in avanti e con la ulti poi la vado a riprendere. Davvero tanta roba. E niente, ragazzi, aspetteremo che usciranno mano a mano tutte le skin argente, dorate, eccetera eccetera, e ovviamente le andremo a shoppare tutte, perché ribadisco, mi sono fatto un calcolo, ci dovrebbe bastare ampiamente l'oro che abbiamo. Come vi ho già spiegato, funziona un po' in maniera particolare lo shoppare queste skin, perché praticamente ci dobbiamo shoppare prima le skin argente, che costeranno 10.000 oro,
Una volta che hai la skin argentea di un determinato brawler, poi puoi sbloccare anche la skin quella dorata. Quindi noi adesso che abbiamo Ems del primo argentei, non so neanche se si dica argentei, però vabbè, facciamo finta di sì. Praticamente a quel punto può uscire nello shop anche del primo dorato e la Ems dorata, mentre le altre che fino adesso non abbiamo ancora shoppato perché non c'è ancora capitato nello shop, quindi Leon, Shelly e le Piper, dobbiamo aspettare prima ci escano argente e poi possiamo shopparle dorate. Detto questo ragazzi, mi raccomando, codice supporto un creatore GG YT per partecipare al contest a cui andrò a regalare poi 3 gift card a 3 di voi, quindi sarà un'estrazione da 15 euro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace. Per me è tutto, noi ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi.